Un saluto a tutti i lettori di HD Blog. Siamo nuovamente insieme al Samsung Galaxy S9000 perché è uscito un aggiornamento ROM Jelly Bean 4.1.1 sviluppato sulla base della ROM del Galaxy Nexus. Un aggiornamento atteso che è assolutamente in fase beta, è la beta 3 in particolare, che però ci permette di avere un'esperienza Jelly Bean e quindi uno sguardo a quello che potrebbe essere il sistema operativo nuovo di Google su Galaxy S9000. Un telefono uscito nel maggio del 2010, 2 anni fa, quindi basato su Eclair, arrivato da Android Gingerbread 2.3.6 Future Pack e che è stato aggiornato attraverso la community ad Android Ice Cream Sandwich con la Cyanogen, con tutta una serie di ROM e quindi ha un supporto decisamente molto ampio. Questa ROM in particolare che vi stiamo mostrando è la ROM migliore al momento disponibile con Jelly Bean. Secondo noi non è ancora una ROM che può essere utilizzata giornalmente, in quanto ci sono ancora alcuni limiti e alcune parti del sistema che comunque non funzionano tanto bene, però ci permette di avere uno sguardo comunque completo al sistema operativo. Sbloccando il telefono abbiamo la possibilità di gestire le tre opzioni classiche, quindi lo sblocco, la fotocamera e Google Now. Google Now funziona, ovviamente funziona con i limiti dell'Italia, quindi avremo soltanto alcune funzionalità e in particolare quasi tutto quello che chiederemo al telefono verrà ricercato su Google. Che tempo fa? Non ci saranno quindi risposte secche a nostre domande o risposte vocali, ma ci sarà una ricerca su Google. Le informazioni meteo sono una delle eccezioni, che abbiamo scelto ovviamente apposta, che ci mostrano effettivamente un risultato congruo con questa animazione meteo molto carina. Quanto fa 2 più 2? In questo caso non ci risponderà 4, ma farà una ricerca su Google, poi Google effettivamente ci darà il risultato, ecco qua, però non è una ricerca, una risposta alla domanda secca. Tornando invece alla ROM, entriamo nella home, come vediamo c'è stato un piccolo caricamento della home. La home, a differenza di Jelly Bean, è stata leggermente modificata in quanto ci permette di ruotare la schermata, cosa che non è possibile in realtà con la ROM ufficiale Jelly Bean, che ovviamente non arriverà mai. Ovviamente 5 home personalizzabili, abbiamo inserito qualche widget, nulla di particolare, che possono essere gestite attraverso le cartelle e tutte le icone che possono essere spostate ovviamente all'interno del menu. Dialer telefonico funziona senza problemi, rubrica non ha problemi nella sincronizzazione, tutte le applicazioni Google funzionano e in questo caso ci arrivano anche messaggi dalle poste per la configurazione che in questo caso ignoriamo. E ovviamente funziona anche l'inserimento delle applicazioni, dei widget che come vediamo scorrono con una certa velocità. Non ci dobbiamo aspettare comunque una velocità particolarmente esagerata, in realtà a noi è sembrato comunque più veloce Android Ice Cream Sandwich sviluppato fino adesso, ad esempio con le Cyanogen o con le AOPK. Il sistema adesso è ancora acerbo e questo lo si evince da una serie di opzioni che in realtà non funzionano perfettamente. È comunque gestibile, si apprezza lo sforzo degli sviluppatori, soprattutto uno sforzo avvenuto a veramente pochi giorni di distanza dal rilascio delle ROM. In questo caso la batteria è un pochino scarica, ma le prestazioni non cambiano perché comunque l'ottimizzazione non è particolarmente esaltante. Come vediamo ad esempio noi abbiamo una galleria abbastanza carica, in questo caso ci mette un po' a caricare perché comunque è stato il primo avvio, dopo ovviamente l'accensione del telefono. Andiamo a prendere per esempio qualche foto, come vediamo non ci sono grossi problemi nella gestione delle immagini, ecco qua la batteria scarica, anche la rotazione del display avviene senza grossi problemi, multitouch funziona in maniera buona, come vedete è possibile avere queste animazioni di swipe da una funzione all'altra, animazioni di swipe che poi ci permettono di accedere facilmente anche a tutte le funzioni della fotocamera che in questo caso ad esempio l'applicazione galleria si è bloccata, come vi dicevamo non funziona tutto in maniera veramente ottimale. La fotocamera adesso non ci funziona, in realtà la fotocamera ci ha funzionato diverse volte e senza particolari problemi supporta la registrazione video 720p e tutte le funzioni classiche della fotocamera.
Abbiamo poi ovviamente l'esperienza browser, il browser funziona abbastanza bene, ripetiamo, secondo noi non è una ROM da uso giornaliero, però se non usate il telefono Galaxy S9000 come telefono principale potrebbe essere sicuramente una bella esperienza a provare e vedere come va appunto questo aggiornamento software. Il pinch to zoom funziona discretamente bene, la velocità di pan è abbastanza buona, non ci sono particolari lag, ovviamente qui non abbiamo il flash attivo in quanto Jelly Bean non supporta il flash, ma comunque sia anche installandolo esternamente noi non l'abbiamo fatto, quindi non ce l'abbiamo. La rotazione che abbiamo visto è buona e quindi da un punto di vista internet si riesce abbastanza a navigare. Questa ROM contiene anche il Power Control, che è un piccolo add-on tweak che ci permette di modificare un po' le opzioni e avere quindi in pratica questi toggle nell'area di notifiche, area di notifiche che ovviamente trova tutte le funzionalità di Jelly Bean, quindi avremo la possibilità di gestire le notifiche in maniera avanzata, per esempio facciamo uno screenshot e qui avremo la possibilità di gestire il nostro screenshot, fare le azioni con due dita per chiudere o aprire la nostra area di notifiche ed è possibile condividere l'immagine. Come vediamo in questo caso abbiamo premuto condividi ma non è successo nulla, questo perché fondamentalmente il pop-up dell'azione non arriva subito ma rimane sotto ed è un bug ovviamente della ROM che speriamo ovviamente possa essere risolto con futuri aggiornamenti. Ovviamente le notifiche possono essere eliminate con lo swipe. Nelle impostazioni troviamo anche una cosa molto interessante che ci permette di apprezzare comunque il lavoro fatto dagli sviluppatori, ovvero che il kernel è il nuovo kernel 3.0.36, quindi è effettivamente una ROM veramente ben aggiornata, ottimizzata in maniera discreta, non per uso giornaliero, lo ripetiamo, ma comunque piacevole da utilizzare. Riproviamo ad esempio adesso ad aprire forse con un po' più di calma la fotocamera, forse ci viene in aiuto, sì, come vedete prima non funzionava, adesso funziona e in questo caso ne facciamo, possiamo fare una foto, funziona. Come vedete l'autofocus, ora siamo molto vicini, però non abbiamo problemi nella gestione sia delle foto, sia la possibilità di gestire l'anteprima delle foto. Come vediamo abbiamo la possibilità di fare uno swipe con la visione dal vivo dell'immagine, facendo un zoom fuori è possibile eliminare l'immagine che abbiamo scattato semplicemente con uno swipe verso l'alto. Sempre all'interno della fotocamera, scusate, siamo usciti, troviamo la possibilità di fare ovviamente video che dicevamo inizialmente sono girati fino a 720p. In questo caso di nuovo si è chiusa. La chiusura di alcune applicazioni è dovuta, a nostro avviso, alla gestione della RAM. La RAM infatti con Jelly Bean viene usata molto di più. In questo caso abbiamo 100 MB di RAM libera, chiudendo tutte le applicazioni non si superano i 140 MB, in questo caso siamo a 147, ma non si riesce ad avere mai la RAM libera come su Gingerbread o Ice Cream Sandwich. Questo perché comunque Ice Cream Sandwich consuma più RAM, è un pochino più invasivo a livello di risorse, ha tutti questi effetti, per cui comunque sia l'esperienza Jelly Bean è molto buona, ma ha una gestione delle risorse maggiore. Questo ci fa pensare che forse l'ottimizzazione su Galaxy Nexus, così come l'ottimizzazione su dispositivi in generale con 512 MB di RAM, potrebbe essere un pochino difficoltosa per molti case sviluppatrici. Andiamo in questo caso a prendere una canzone. Come vediamo, anche la riproduzione non funziona. Abbiamo evidenti problemi nella gestione della parte audio. Se invece andiamo per esempio a prendere YouTube, l'applicazione è ovviamente l'applicazione nuova di YouTube, quella che è uscita durante il Google I.O. Prendiamo il primo video che ci viene suggerito. Qui tanti trucchi. Questo del calcio, vediamo un po'. Ci mettiamo in landscape, ricordiamo che adesso siamo sì sotto connessione wifi, ma in realtà siamo in tethering, quindi sempre sotto connessione 3G. Come vediamo, audio e video si vede
senza particolari problemi, e quindi anche la parte multimediale funziona. Abbiamo visto però in realtà come non funziona il lettore musicale interno, infatti niente, nulla da fare. Una ROM quindi che vi consigliamo di provare, appunto, se non avete non usate il Galaxy S come telefono principale. All'interno della ROM c'è anche NS Tools, un'applicazione, un tool che ci permette di interagire con alcune opzioni all'interno del sistema. Qui, come vedete, un altro piccolo bug visivo, probabilmente andando a ruotare la schermata viene via. Facciamo un po', ecco qua, adesso è tornato tutto giusto, dove è possibile andare a gestire quindi opzioni, CPU, voltaggio e tutto quello che vogliamo all'interno del nostro telefono. Il Google Play funziona senza particolari problemi, non abbiamo scaricato e ripristinato una serie di applicazioni e non ci sono stati problemi di sorta. Ovviamente ogni tanto qualche applicazione l'abbiamo vista chiudersi inaspettatamente, come del resto le applicazioni di sistema che abbiamo fatto vedere fino adesso. Per il resto funziona bene e tutto, diciamo, le connessioni ci sono, funziona anche il 3G, il GPS funziona, in realtà non abbiamo provato ad avere l'aggancio perché dove siamo in questo momento non aggancia, però comunque, come vedete, sembra funzionare perché viene riconosciuto e quindi dovrebbe appunto funzionare anche durante la navigazione con Google Map. E dicevamo, la gestione della RAM è un pochino farraginosa, vediamo adesso quanta RAM è rimasta. Come vedete siamo sotto abbondantemente i 50 MB e diciamo che questo è più o meno la gestione del sistema, cioè questa è la RAM che più o meno uno avrebbe nell'utilizzo normale. Non preclude in linea di massima le funzionalità, però comunque non si ha una reattività tale da poter dire effettivamente Jelly Bean è un passo notevolmente maggiore rispetto a Ice Cream Sandwich adesso. Magari con un affinamento di ROM e con questa ROM magari in versione definitiva o release candidate, probabilmente le cose potranno migliorare ancora. Proviamo a fare una chiamata, chiamiamo il 160. Funziona tranquillamente anche il via voce. Funziona anche il sensore di prossimità e luminosità, quindi le funzionalità classiche, standard, ci sono tutte. La fotocamera frontale forse non ve l'ho fatta vedere, però comunque funziona. La spostiamo, ecco qua, come vedete funziona. E quindi la base c'è, il kernel è aggiornato, funziona più o meno tutto, con un po' di difficoltà, però la base è decisamente molto buona e speriamo che gli sviluppatori migliorino ancora il tutto. hdblog.it. Un saluto a tutti i lettori di HDblog, da Niccolò.